Ecco, allora, a parte le infiltrazioni, abbiamo capito, insomma, si utilizzano le stesse tecniche, acido ialuronico, Il plasma, piastrine, piastrine, quindi, piastrina. ecco, le cellule staminali e poi esistono le fisioterapie classiche, ovvero quelle sedute che vanno fatte quotidianamente per cercare di alleggerire queste anche infiammazioni, perché poi quando le ossa si riducono, la cartilagine è particolarmente degenerata, c'è cioè un'infiammazione proprio che poi non si capisce se è l'osso stesso che si ricrea, che crea il problema o com'è. Allora, di solito in questo caso la cartilagine, il consumo della cartilagine è, diciamo, l'ultima cosa che il paziente sente. Quello che sente il paziente è tutta la reazione dei tessuti molli intorno all'articolazione. La capsula articolare con il suo rivestimento interno, piuttosto che il gonfiore dell'articolazione, che anche questo è un segno dell'artrosi, cioè l'articolazione si gonfia, una cosa che si vede molto bene nel ginocchio, un po' meno nell'anca. Ma è questo il fattore che poi causa il dolore e poi il fattore che causa anche la riduzione del movimento proprio dell'articolazione. Per cui queste sono però tutte conseguenze dovute al consumo della cartilagine, che invece è un processo abbastanza lento. Tra l'altro, l'artrosi è una patologia che insorge in modo abbastanza blande e poi tende a peggiorare nel giro Con di anni l'invecchiamento, con diciamo, con l'invecchiamento. l'invecchiamento stesso. Però ci sono dei casi per quanto riguarda alcune articolazioni dove quando appunto l'artrosi diventa veramente ormai incurabile, si ricorre addirittura a un intervento chirurgico. Sto parlando sia del ginocchio ma anche dell'anca, molto diffusa l'artrosi dell'anca nelle donne soprattutto, no? E, Assolutamente sì, ecco, in che consiste assolutamente sì. l'intervento chirurgico? Allora, intanto bisogna dire che quando tutte queste tecniche di cui abbiamo parlato adesso falliscono e l'artrosi comunque ha raggiunto un certo livello, un certo stadio, non ci rimane altro che la chirurgia endoprotesica. L'intervento dell'artrosi consiste nella sostituzione della cartilagine usurata, per cui ormai ci sono tecniche moderne che cercano di ridurre l'impatto osseo al minimo Quindi al possibile. minimo dell'invasività, diciamo, come Assolutamente sì, intervento. infatti, come lei diceva giustamente, una parola chiave è la tecnica mini-invasiva, che sono tecniche che tendono a creare meno danno possibile all'articolazione e sostituire soltanto quella parte Che è dell'articolazione. usurata, che non funziona più. Esattamente, Ecco, ma i risultati esattamente. come sono? Soddisfacenti oppure non risolvono bene il problema appieno? Assolutamente sì, i risultati sono soddisfacenti, sono ottimi, fa parte forse della chirurgia più di successo in Ah, generale, perché buono. viene sostituito la cartilagine, viene sostituita l'articolazione consumata e dopo un periodo abbastanza breve di riabilitazione si ripristina la funzionalità Ecco, completa. quindi una riabilitazione fisica fatta alla classica con gli esercizi di ginnastica appropriati, con le terapie. Questo tipo di Diciamo, riabilitazione si fa? si fa Ah, sempre, ecco. anche se comunque con le tecniche moderne, di tecniche mini-invasive, la fisioterapia si riduce a dei esercizi abbastanza quotidiani, a esercizi Ecco, non di. che il paziente potrebbe fare addirittura da solo in casa. Assolutamente sì, Ah, noi ecco. tendiamo sempre di più anche a mandare il paziente il prima possibile a casa con una scheda fisioterapica alla mano che il Certo, paziente può fare tranquillamente anche a casa. per renderlo autonomo il più presto possibile. Beh, Assolutamente sì. questo mi sembra importantissimo, importantissimo anche perché la qualità della vita ne vale veramente tanto. Se l'intervento, Bravissima. soprattutto quando l'intervento è mini-invasivo, quindi non è che va a incidere tantissimo sul post-operatorio, il recupero del post-operatorio, e a volte vale proprio la pena quando un'articolazione è completamente saltata e dà dei grossi problemi a questo livello, quando non si cammina più. Io conosco persone che hanno problemi alle ginocchia e non riescono neanche più a fare due scalini, quindi insomma la qualità Certo. della vita veramente ne risente in maniera incredibile. Assolutamente sì, Liana. Il problema col quale ci dobbiamo affrontare è proprio questo,
questo, la qualità della vita. Noi adesso siamo di fronte a pazienti di età avanzata con una con un'aspettativa alla vita quotidiana molto alta, quindi il paziente anche di età avanzata vuole e ha il diritto di continuare con la sua attività sportiva, di fare una vita anche socialmente attiva, per cui noi parliamo di qualità della vita, non siamo più di fronte a dei pazienti che si rassegnano al dolore. Beh, la vita si è allungata, però ecco, questo allungarsi della vita ci mette sempre più di fronte a dei problemi di salute, però se c'è la possibilità per quello che riguarda l'artrosi di superarli grazie a queste tecniche, sia di terapia, quindi tecniche curative, che tecniche un po' più invasive come gli interventi chirurgici riescono a superare il problema, perché no, che ben vengano. Assolutamente, il messaggio deve essere quello: uno non deve ridurre né la sua attività fisica né la sua vita sociale per dolore dovuto all'artrosi. L'artrosi è una patologia che possiamo curare con dei risultati ottimi. Noi abbiamo anche pazienti che fanno sport a livello agonistico, pur essendo portatori di protesi. Chiaramente c'è da dire che lo sport agonistico non è quello che consigliamo al paziente. Certo, non è quello più indicato, certo. No, quello no, però io non vietiamo neanche a un paziente che era un sciatore, dopo l'intervento, dopo la protesi all'anco, al ginocchio, se vuole tornare a sciare non abbiamo nessun problema con questo tipo di paziente. Beh, chiaramente non è lo sport, certo, non è lo non sport è quello più indicato. Ma il paziente, ci sono spesso pazienti che proprio per continuare uno sport piuttosto che un altro si sottopongono a questo tipo di intervento. Beh, certo, lo farei anch'io, senz'altro. Molto bene, dottor Thomas, io la ringrazio come sempre, è stato gentilissimo di prendere parte qui nel nostro spazio dedicato alla salute. Spero di risentirla al più presto e la lascio ai suoi pazienti augurandole un buon proseguimento di giornata. Grazie a voi. Grazie a lei. Mille. Ringraziamo il dottor Sasha Thomas, chirurgo ortopedico dello European Hospital di Roma.